Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con il nostro settimanale appuntamento. Oggi per parlarvi di Capoverde, della Repubblica di Capoverde e soprattutto per valutare assieme i motivi per cui può essere interessante investire in immobili proprio lì. Allora, mi preme innanzitutto darvi due o tre informazioni di carattere geografico-politico, anche perché c'è un po' di confusione, lo ammetto, su questo paese. Allora, innanzitutto lo andiamo a collocare. Capoverde è un arcipelago composto da una decina di isole. Quindi Capoverde è il nome della nazione a tutti gli effetti. Poi le singole isole vedremo poi in termini anche proprio di valutazioni specifiche i nomi di queste. Solita precisazione, tutto ciò che io sto per dire in questo video, ciò che dirò, scusate, in questo video, viene poi confermato da una serie di link di fonti ufficiali che troverete nei commenti al video stesso. Allora, dicevamo, una decina di isole che si trova a 500 km più o meno, 500-600 km al largo del Senegal, quindi del continente africano, e vi si arriva via aereo, ovviamente, via volo, e in 5 ore e mezza più o meno dall'Europa. È un paese politicamente stabile che ha ricevuto, è riuscito ad ottenere l'indipendenza dal Portogallo nel 1975, quindi è un paese molto, molto giovane. E, altro aspetto interessante da valutare ai fini dell'investimento immobiliare è che la moneta locale ha un tasso di cambio fisso con l'euro, fissato, quindi questo non mi farà incorrere nel rischio cambio, oggetto di altri video, andatevi a vedere, ho pubblicato altri video in merito, ed è un aspetto molto molto importante che potrebbe condizionare pesantemente il nostro investimento immobiliare. Allora, cosa ci interessa sapere di questa isola, di queste isole, scusate, ai fini immobiliari? Ci interessa sapere e valutare i dati relativi ai flussi turistici. Anche questo, se voi andate a vedere nel mio canale, è un argomento che considerato e approfondito, ovvero sia la correlazione tra flussi turistici e andamento del mercato immobiliare, ma credo sia abbastanza ovvio. Allora, i dati ufficiali, poi troverete, ripeto, il link con tutto ciò, sono riferiti ovviamente all'anno, all'incremento tra il 2017 e il 2018. Sono gli ultimi dati ufficiali disponibili, e noi potremmo con piacere verificare che l'aumento medio dei turisti tra il 2017 e il 2018 è stato circa del 7%, e anche per gli anni precedenti abbiamo avuto più o meno gli stessi valori. E cosa ci dice questo? Questo ci dice che fortunatamente anche per il paese, visto che è la principale fonte di entrate per il paese stesso, abbiamo questi flussi turistici che continuano ad aumentare. Questo ci interessa molto dal punto di vista immobiliare. Grossi gruppi, grossi hotel stanno aprendo, e conseguentemente significa che anche le grosse compagnie ci credono. Se noi andiamo poi a valutare, e questo lo dico, ripeto, per ciò che interessa a noi, cioè l'investimento immobiliare, e cosa e come questi flussi turistici sono composti, noteremo che abbiamo una sperequazione pazzesca tra il numero di persone che vanno in hotel, in strutture organizzate, chiamiamole così, cioè in villaggi turistici, e quelli che utilizzano gli appartamenti. Proprio c'è una differenza pazzesca in questo.
E cosa ci permette di capire questo? Ci permette di capire che possiamo ancora lavorare molto su questa nicchia di mercato, che è quella che, ripeto, interessa a noi. Ci sono margini di crescita molto importanti. È chiaro che dobbiamo andare a rosicchiare, visto che il totale delle percentuali è comunque 100, dobbiamo andare a rosicchiare e a individuare eventualmente dove le strutture organizzate mancano per andare a portarci a casa un po' di clienti. Però questi numeri, questa grande differenza ci permette, ripeto, di valutare positivamente l'investimento immobiliare in case, appartamenti. Cos'altro ci dicono questi dati? Ci dicono che il flusso turistico è soprattutto proveniente da paesi del nord Europa, quindi Regno Unito, Germania, Belgio e anche una discreta percentuale di turisti italiani. Questo tipo di clientela, se ben servito, è molto interessato alla vacanza in appartamenti, in case e non in strutture organizzate. Però, ripeto, deve essere tutto ottimizzato. Un altro aspetto che manca nelle isole è un servizio qualitativo, soprattutto per ciò che attiene alle case, agli appartamenti, un servizio di qualità. Fino ad ora, poco tempo fa, si davano le chiavi e il turista si doveva arrangiare. È proprio in queste pieghe che è stata da poco costituito un gruppo di lavoro, mi piace chiamarlo così, un gruppo di lavoro formato da più persone, ma soprattutto da più professionalità. Elite Holding nasce da poco, pur essendo strutturata e organizzata, e ad oggi, insomma, a fine dicembre, ha quasi 40 case di proprietà in gestione. E mi piace, dicevo, dire che questi insieme di persone, perché i soci provengono da comunque tutti i settori legati alla finanza, real estate, all'ospitalità, però figure molto diverse che, grazie alla tenacia dell'amico, permettetemi, Filippo delle Donne, sono state messe assieme per rielaborare questo processo. Quindi sono andati veramente a individuare una parte, una nicchia di mercato sulla quale si poteva lavorare. Proprio come dicevo prima, i dati turistici legati all'affitto delle case tradizionali, non in strutture, in hotel, in villaggi turistici, e una nicchia che ha ancora importanti margini di crescita. Voi mi chiederete: ma perché non è cresciuta nel frattempo? E la risposta è legata ad un altro argomento che ho eviscerato poco fa, e cioè la mancanza di organizzazione e pianificazione. E spesso la locazione era qualcosa di fine a se stesso, cioè si davano le chiavi e si diceva al cliente: arrangiati. Invece, dai transfert aeroportuali all'organizzazione di escursioni di buon livello, ciò che mancava nelle isole, scusate, è una nicchia sulla quale Elite Group, Elite Holding, scusate, è riuscita a lavorare. Adesso io non voglio parlare solo, anche se sono degli amici, ma sull'isola esistono, sulle isole, scusatemi, altre opportunità di business molto interessanti, perché i prezzi sono ancora bassi, non hanno avuto un picco se non una decina d'anni fa, dopo, come i
prezzi degli immobili di tutto il mondo si sono un po' sgonfiati, però hanno questa crescita costante che mi permette anche di scongiurare un pericolo bolla. E progetti soprattutto su due o tre isole che forse ad oggi sono quelle più interessanti dal punto di vista turistico, perché poi paesaggistico sono bellissime tutte, però attualmente sì, sono due o tre, quindi Sal, Boa Vista per forza, queste due prime posizioni. Anche qua vedete i dati turistici si concentrano soprattutto su queste due. Peraltro Sal la fa ancora da padrone in termini proprio di numeri. E dicevo, i prezzi interessanti, redditività in taluni progetti garantite molto molto interessanti e realistiche, soprattutto sono redditività promessa a due cifre. E io è un paese che mi sento di consigliare obiettivamente, proprio per questi flussi. Non dimentichiamo che dal punto di vista turistico Capo Verde sia un po' infilato nelle pieghe, ahimè, delle diminuzioni dei flussi turistici del Mar Rosso, perché la tipologia è un po' simile, cioè la distanza è più o meno la stessa dall'Europa più o meno, e prezzi abbastanza bassi e una temperatura media a Capo Verde di 26 gradi. Piove poco, con anche i problemi che correlati alla scarsa pioggia, però ecco, questo mi garantisce insomma un clima veramente mite, ripeto, 26 gradi alla temperatura media durante l'anno, un clima molto interessante. Ripeto, prima di chiudere questo video, che comunque la raccomandazione che faccio io è sempre la stessa, cioè non esiste un paese migliore rispetto a un altro dove investire in immobili. Esiste il paese adatto al singolo risparmiatore investitore, ovvero sia ogni persona deve valutare esigenze, non mi stancherò mai di dirlo, scusate, esigenze, aspettative e budget, e individuare nel mondo il miglior paese, il paese che più si adatta alle singole esigenze di chi sta per valutare un investimento immobiliare. Quindi Capo Verde mi sento, ripeto, poi non lo dico più, di raccomandarla. L'importante è anche qui ovviamente avvalersi, oltre che di consulenti che conoscono il paese, di strutture che in loco abbiano un'esperienza dimostrabile, insomma, che lavorino, perché comunque siamo in un'isola, una serie di isole, insomma siamo nelle isole con tutti i problemi che ne conseguono di logistica, la burocrazia, e lì bisogna armarsi di pazienza, però credetemi, vale la pena di valutarlo. E vi saluto, vi ringrazio, spero anche con questa pillola odierna di aver permesso a tutti voi di innescare un motivo di ragionamento e valutazione. Sono a vostra disposizione per gli approfondimenti del caso e vi saluto e vi ringrazio tanto perché siete sempre più numerosi. Grazie mille, ciao.